per me innanzitutto è un onore essere qui, perché ieri sera abbiamo festeggiato i 120 anni nel punto di riferimento della storia di Roma, Castel Sant'Angelo, per una storia culturale, spirituale, che coniuga un po' gli elementi essenziali del nostro spirito, del nostro essere laziali. Io amo dire che cerco sempre di inculcare i miei giocatori, le persone che lavorano a Lazio, che oltre a allenarne il fisico, noi alleniamo la mente e cerchiamo di unirne lo spirito, perché essere laziali, come diceva il presidente del club, significa avere uno stile di vita, significa, come dire, sposare quelli che sono i valori dello sport, e ripeto sempre, il superamento distaccato di carattere sociale, culturale, economico, razziale, ma soprattutto sposare il merito, la trasparenza della propria gestione, della propria azione e lo spirito di gruppo. E questo è fondamentale perché soprattutto nel calcio abbiamo assistito a situazioni negli anni che hanno penalizzato enormemente, no? Che alcuni risultati erano stati conquistati non basandoli sul merito. Noi invece vogliamo combattere all'insegna di questi valori, combattere sul campo e combattere nella vita quotidiana, perché il calcio, ripeto sempre, proprio per questo potere mediatico e questa grossa capacità di coinvolgere moltitudini di persone, ha una responsabilità, quello di trasmettere degli esempi, soprattutto non solo sul campo ma nella vita, esempi di asseveramento di questi valori, soprattutto per i più giovani, che devono crescere, saranno i futuri cittadini domani, all'insegna di certi comportamenti che possano, come dire, identificare le persone. Ecco, noi vogliamo essere identificati come laziali proprio per questi motivi e sicuramente anche per i risultati sportivi. Spero che questa squadra, che ha consentito a noi tutti di poter sognare e riprendere a sognare, riuscirà, spero, poi a trasformare i sogni in realtà. La società ha impiegato e impiega qualsiasi cosa pur di mettere nella condizione di avere l'orgoglio dell'appartenenza. Ecco, noi oggi qui, la dimostrazione, stiamo dimostrando che c'è un gruppo di persone che ha sposato un'idea, una passione, e intorno alla quale cerca di aggregare persone che hanno le stesse identità, la stessa identità interiore, di vedute, e che, col quale intraprendere un percorso sportivo, un percorso però che dia anche un riverbero, come dicevamo, come hanno detto sia il Presidente che l'onorevole Mancini, Claudio, che possa avere dei riverberi anche nella società civile, proprio per la propria azione, per dimostrare che non tutte le squadre sono uguali, non tutte le persone, i tifosi sono uguali, ma essere tifoso laziale, proprio perché siamo stati insigniti, come ricorderete, del ruolo di ente morale, abbiamo una responsabilità in più, una responsabilità che dobbiamo dimostrare quotidianamente attraverso la nostra azione e attraverso le nostre opere, come si suol dire. Io con orgoglio dico, sono qui oggi, perché ieri stavamo nel Tempio della Storia di Roma, oggi siamo nel Tempio della Rappresentanza del Popolo. Ebbene, in questo contesto noi vogliamo essere, come dire, il linguaggio del popolo. Ho detto l'altro giorno che il più grande rappresentante del popolo è Ciro Immobile, proprio quel suo modo di essere, quel suo modo disincantato, trasparente, pulito, terzo come i colori della Lazio, come i colori biancocelesti, che, come dire, con il sacrificio, col suo modo di essere autentico, fuori da qualsiasi sovrastruttura, riesce a interpretare al meglio la rappresentanza del popolo. Ecco, qui è fondamentale che noi oggi ci siamo, perché noi vogliamo interpretare questi valori, interpretare i valori del popolo, il popolo inteso dei cittadini italiani, al di là degli steccati di carattere politico, perché i valori prescindono dalle ideologie. Ricorderete che al tempo delle Olimpiadi in Grecia venivano sospese le guerre perché si superavano qualsiasi tipo di iniziativa. Ecco, io vorrei che questo, oggi la costituzione di questo club, la ricostituzione di questo club, consentisse proprio di assumere quella responsabilità del superamento dei posizionamenti ideologici per, come dire, far propri questo aspetto valoriale che incarna la Lazio e cercare di diffonderla, cercarla di inculcarla, ma non come un fatto, diciamo così, corporativo, chiamiamolo, ma come un fatto di identità, di rappresentanza
autentica di chi crede nei valori nel quale dovrebbero convogliare tutte le persone, in particolar modo i rappresentanti democratici dei cittadini italiani. Io penso che questo è un grande segnale, capita e non a caso è stata scelta la giornata di oggi, perché oggi nasce il compleanno della Lazio, 120 anni, quindi si celebra il compleanno della nascita della Lazio, nata 120 anni fa da un bersagliere che si chiama Biggiarelli, e sicuramente i rappresentanti della Lazio hanno lasciato una forte testimonianza. Pensate che la Lazio è una delle poche società, anzi diciamo non società sportive o associazioni, che ha il diritto di deporre la corona d'oro all'altare della patria, cosa che noi abbiamo fatto circa 2 anni fa, se non ricordo male, proprio per il tributo di sangue che hanno dato gli atleti della Lazio nelle varie guerre, per proprio questo spirito di sacrificio, questo spirito sociale, questo spirito di servizio. Ecco, io vorrei che voi interpretaste questo ruolo con spirito di servizio nell'interesse di tutti i tifosi laziali, nell'interesse di tutti i cittadini italiani. Grazie.